le cri des robots souffrant d'amour. Aoua. Aoua. Même sans ses larmes, il pleure toujours. Aoua. Di luoghi di divertimento cambia negli anni 60, in realtà cambia già alla fine degli anni 50 con alcune boîte, come si sarebbe detto in Francia, che ci stanno a Roma e a Milano, eccetera, eccetera, dove per la prima volta invece dell'orchestrina ci sono figure che mettono i dischi. Quando sono andato in discoteca le prime volte quello che mi colpiva era la figura del disc jockey. Mi piaceva vedere questo cerimoniere che poteva decidere l'andamento della serata. Siccome io ero un appassionato di musica, io spendevo i miei soldi, pochi, perché ne avevo pochi, ma veramente comprando dischi, e quando li ascoltavo immaginavo sempre la reazione del pubblico, quindi poter diventare un disc jockey per me era il sogno massimo. Poi mi è capitato per caso, per culo, perché un mio amico che faceva il disc jockey in una piccola discoteca non aveva più voglia di farlo e mi ha detto vammi a sostituire. A partire invece dalle cave, dalle cantine del jazz, nasce invece l'idea della discoteca come luogo scuro, con questo anche in qualche modo analiticamente luogo dove nell'oscurità si consuma anche una sessualità differente. Praticamente cosa succedeva a quei tempi? Che io non entravo in discoteca perché a me non piacevano le discoteche, a me la musica da discoteca non piaceva, io ero un rockettaro, a me piaceva il rock, le discoteche, ma per favore. Un giorno un mio amico mi ha detto, ma tu sei mai venuto in discoteca? Ma no, ma io in quei posti lì non ci entro, ma tu vieni con me in discoteca? Ma no, in quei posti. Insomma, un giorno mi ha trascinato, sono entrato e ho visto tutto questo ben di Dio di queste favolose ragazzine, tutte belle pulite, non quelle zozzone che frequentavo io da rocchettaro, che sai, rock non se lavano, a noi ci piaceva così, quindi sai, che ti devo dire, andava bene così in quegli anni. Invece in discoteca c'erano tutte queste belle ragazzine fighette, non diciamo fighettine,
che tutte belle, ho detto io, ma questo è il mio posto. Il problema è che, come potete vedere, non è che io sia un fotomodello e non lo ero neanche ai tempi un fotomodello. Per cui cosa ho dovuto fare? Ho dovuto inventarmi qualcosa. L'unico sistema era quello di fare il disc jockey, perché il disc jockey mi dicevano che cuccavano mica da ridere, e mi sono messo a fare il DJ. Che andavano a fare concerti fondamentalmente in discoteca, si facevano o erano influenzati in qualche modo dal rapporto che avevano con il pubblico, lo vedevano quello che la gente andava a fare in discoteca, e quindi gli veniva anche quasi naturale pensare di lavorare non tanto su un aspetto intellettuale della loro musica, ma anche su un aspetto che riguardasse la fisicità della musica, il corpo. L'idea era comunque sempre quella di provare a fare una musica che in quale facesse un po' pensare, o comunque che ti creasse degli stimoli e che non fosse semplicemente solo per ballare, no? Diciamo, come background musicale il mio è molto molto più ampio della musica elettronica, e anche come gusti e come ascolto, io non ancora oggi non ascolto soltanto musica elettronica, ancora ascolto il jazz degli anni 50 e 60, ma diciamo, avendo cominciato abbastanza tardi come chitarrista, era abbastanza un'illusione per me arrivare a dei risultati professionali sulla chitarra. Quindi ho visto l'occasione della musica elettronica per poter produrre musica professionale a tutti i livelli. Dai, questo spettacolo, la colonna sonora era di Kraftwerk, che era la prima volta che li sentivo e rimasi flashato veramente da questo ascolto. L'altro motivo che mi ha spinto verso la musica elettronica è che all'inizio degli anni 80 gli strumenti elettronici hanno cominciato a costare molto meno, cioè sono entrati giapponesi a produrre, è entrata Korg, Roland a produrre questi sintetizzatori che avevano un suono molto abbastanza primitivo, diciamo, rispetto ai sintetizzatori americani, però molto buono per il tipo di musica che avevamo in mente all'epoca. Go to bed, yes. It's too soon, my baby. Never mind, 'cause everything will be right. Never mind, my baby. In the summer's night, within my parasol, there's confusion called desire. It never stops. Oh, please don't ever stop. Let's go somewhere quiet. I'll do anything. Oh, for you, my honey. Let's go somewhere quiet. Ho iniziato a fare il disc jockey nelle discoteche, una cosa che è andata subito bene, e poi negli anni 74-75 nascono le radio private in Italia. Ho la fortuna di entrare a far parte di una delle primissime radio private in Italia, Radio Pavia International. Quindi da Pavia nasce questa esperienza radiofonica che si protrae nel tempo. Chiaramente cambio parecchie emittenti radiofoniche per approdare nei circuiti più grossi, nei network più grossi, e da lì il resto. Io ero in un grosso network radiofonico, si stava discutendo se, come, quando iniziare una trasmissione in quel network.
quando uno dei DJ di questo network, uno dei più famosi, a mio giudizio uno dei più bravi speaker radiofonici ancora oggi in Italia, Alex Peroni, mi disse: senti, ma io ho saputo che tu suoni e canti. Ho detto sì. Perché non iniziamo a fare un po' di spaghetti dance come già stanno facendo altri? Da lì la conoscenza con Roberto Turati, ex batterista dei Decibel di Enrico Ruggeri, con Michi Chieregato, un altro DJ poi diventato produttore, nasce questo poker di personaggi. Facciamo la prima produzione, che è stata un cover di Stay di Max Spencer. Di lì poi, vabbè, una svolta molto grossa. Una telefonata di una mattina quasi incredibile, perché c'era una casa discografica in Italia tra le più forti al mondo, che si chiamava Baby Records, che aveva fenomeni mondiali tipo Albano e Romina, Toto Cotugno, I Ricchi e Poveri, Pupo. A un certo punto, capendo l'importanza di un certo ambiente, decide di inserire Gazebo, Denaro e, guarda caso, Albertoan. Per cui ricevo questa chiamata e mi dicono: i signori Turati e Chieregato avrebbero deciso di fare questo contratto con il signor Nagger in Baby Records. Sei d'accordo? Chiaramente il giorno dopo, alle 8 di mattina, ero in Baby Records a firmare il contratto. Un giorno Freddy ci ha offerto un bellissimo contratto e a me ha Chieregato, e devo dire che questo passaggio a Baby Record per noi è stato fondamentale, perché ci ha fatto diventare Turati Chieregato in tutto il mondo. Poi tutte le cose di Denaro, Tom Hooker, ho fatto Gioiello, Giochetto, l'Albertoan. Ogni tanto trovo qualcuno che mi dice: ah, ti ricordi quel disco? Io veramente in quel periodo ne ho fatti talmente tanti, ma non è per... cioè, a me piacciono poi tutti. Turati e Chieregato erano più o meno sulla mia stessa linea. Quando uscivano delle cose mie carine, loro mi chiamavano e mi facevano i complimenti. Quando uscivano le cose loro carine, non c'era problema, io le mettevo in radio. Io sono convinto che quando uno fa una canzone, almeno a lui deve piacere. Poi magari può non piacere al pubblico, però io sono legato abbastanza a tutte le cose che ho fatto. Non c'è un disco in questo momento che ti dico: no, quello non l'avrei mai fatto. Io mi sono sempre divertito. Ragazzi, questo è il lavoro più bello del mondo. Denaro è nato perché io ho visto questo ragazzo ballare all'American Disaster e ho detto: visto che lui veniva vestito in modo strano, tutti lo prendevano in giro, ma lui continuava lo stesso a ballare, se ne fregava, ho detto: questo qua per me ha del talento. Nasce assieme alle altre produzioni di Roberto Turati e Chieregato. C'era già all'epoca Gioiello, era l'assonanza, il gioco di parole con l'assonanza con i nomi. Nacque poi Giochetto e Denaro, perché comunque Denaro era di buon auspicio, dato che Denaro poteva essere macronicamente tradotto in Denaro, quindi era con il Denaro potevi comprare dell'altro Denaro, quindi me stesso. Per cui mi ritrovai con un disco già pronto dal titolo To Meet Me, non cantato da me perché il progetto era già finito,
e decisi di partire con l'operazione. A me interessava fare spettacolo, io sono un uomo di spettacolo, ero già un ragazzino di spettacolo, senza neanche saperlo, per cui decisi di accettare la proposta fattami. Poi però, insomma, lui era italiano, era di Bresso, volevamo creare un po' di, insomma, di mistero dietro a questo personaggio. E un giorno andiamo a fare la prima intervista e gli dico, senti, qui bisogna, tu parla poco e bisogna dire che sei americano. Fa, ma dove sono nato? Io mi giro, c'era un disco dei Boston e gli ho detto, sei nato a Boston, hai capito? E quindi da lì lui è nato a Boston. Io mi sentivo già una star in realtà, viaggiavo con il disco dietro la macchina, assunsi un mio amico con il quale veniva con me in discoteca normalmente e decisi che dovevo essere già una star, per cui lui alla sera mi faceva da autista su una Giulietta, io dietro con la pelliccia e la calzamaglia e andavo in giro per le discoteche e tutti si chiedevano chi era quel divo, in realtà ero io, al primo disco nessuno sapeva chi fossi, però andavo in tutte le discoteche e facevo mettere il disco. Dopo Test of Love, Mad Desire. E lì incominciai a cantare io. Memories of mad desire. Hoping that this love will last forever. It's not enough or never. We're made to stay together. Let's make it last tonight. Mad desire. In Germania ho avuto circa 200 copertine su Bravo, ho vinto 2 Grammy, uno davanti a Michael Jackson, uno dietro Michael Jackson e uno davanti a Michael Jackson, quando ancora i personaggi non erano Pinco e Pallino come adesso. Il primo concerto live di Denaro, di Gioiello, assieme ai Depeche Mode, che già all'epoca erano enormi. Fanno il concerto di Depeche Mode, era la festa universitaria di fine anno, quindi tutti ubriachi, 20.000 persone di ragazzini ubriachi. Depeche Mode, successo incredibile, faceva il disc jockey Federico l'Olandese Volante, annunciava gli ospiti, esce Gioiello, così così, esce Denaro. E Turati mi dice prima di uscire sul palco, cazzo, ma come sei truccato, sembri una donna, fai schifo, mettiti se che non togli, vai che se ti ritorni ti ammazzo. Cioè sì, non ti preoccupare, tranquillo, oh mi raccomando, tranquillo, avevo 2 occhi, sembravo la magicirce. Appena salì sul palco, fece così con gli occhiali, fram, aprì gli occhi e tutti, bottiglie di tutto. C'era Federico l'Olandese Volante che spostava le lattine sui piatti, sembrava un mulinello. E fece uno spettacolo alla fine, siccome mi gravano culo tutto il tempo col dito così. I spread my wings now and I wanna fly. Il punto di partenza fondamentale penso che fosse marzo 83, Blue Monday dei New Order. Accendo la radio la mattina, radio DJ, disco clock, Blue Monday dei New Order. Diciamo, collegare quello che era la mia attitudine, la mia predilezione anche per certi suoni elettronici come Kraftwerk, Human League, Ben 17, tutta una serie di gruppi di synth pop che avevano avuto un grande successo dall'80 all'82. Questo mix mi ha spinto a cominciare a fare i primi provini. Sono entrato in contatto con un produttore, Roberto Turati, che ha deciso tu sarai il nostro nuovo artista, produrremo i tuoi singoli. Io sono molto legato a lui perché con Fred abbiamo fatto tutte le prime cose, era il nostro cantante, era quello che ci scriveva i testi. E da lì ho cominciato a produrre singoli dance che
non erano poi veramente proprio come avrei voluto in realtà, perché comunque era veramente difficile imporsi a 20 anni a persone più grandi e con una certa esperienza, che comunque avevano come punto di partenza soprattutto il mondo della dance. Cioè loro avevano una cultura da discoteca, tutti i DJ che avevano comunque lavorato in discoteca per anni a partire dalla disco music degli anni 70, di conseguenza una cultura che fusa con quello che era la mia attitudine post new wave sotto certi aspetti ha dato vita a questo ibrido di italo disco un po' melancolica, che mi ha portato abbastanza fortuna, perché al di là del fatto di non aver avuto grandi exploit qui in Italia a livello di classifiche, però io ho lavorato un po' in tutto il mondo, i miei dischi sono usciti in moltissimi paesi. Ero uno dei pochi che invece era in realtà un vero artista, tra virgolette, in quel settore. Di conseguenza ho dovuto lottare con dei personaggi che erano molto più forti visivamente, e in quel momento tu sai quanto era importante avere un'immagine forte. Di conseguenza era difficile per me impormi in un ambito dove venivano richieste certe caratteristiche. Quindi io ho continuato a fare la mia strada e mi sono imposto nel tempo, soprattutto all'estero, perché comunque poi all'estero quello che guardavano erano i contenuti musicali. Arrivato a un certo punto l'accoppiata Turati Regato con il loro sound, con il loro, comunque con il loro, non nicchia di mercato, poi c'erano i Roberto Zanetti che per un po' ha fatto Savage, ha interpretato Savage. Il rapporto con Lombardoni è stato fantastico, perché a differenza di altri osava. Mi piaceva produrre tanto, mi piaceva realizzare tanto, si faceva sostanzialmente un disco al giorno all'inizio, poi diventavano due dischi al giorno, tre, quattro, cinque dischi al giorno. La dance è sempre stata la mia passione, però mi rendevo conto che c'erano delle cose che si potevano fare e nuove, magari ispirate da tutta la musica che avevo fatto sino a quel momento, che però non c'erano. Il gioco a jouer, cioè, prima di tutto ho pensato in prima persona, no? a fare questo gioco a jouer, che è un ballo di gruppo, quindi è dance, no? Visto, diciamo, la fortunata esperienza del gioco a jouer, ho detto vabbè, voglio produrre anche altri. E mi ricordo che in una discoteca che era abbinata a Radio DJ, quando ho acquistato Radio Music e l'ho fatto diventare Radio DJ, avevamo anche una discoteca nella quale facevamo delle feste, e c'era sto ragazzo biondo, Sandy Martin. E allora con Sandy ho detto: comincia a scrivere delle cose e poi vediamo. Lui, il primo disco forse non se lo ricorderanno, ma non è stato People from Ibiza, è stato OK Run, perché io sono un patito dei computer, ero già un patito dei computer negli anni 80, no? E ho detto OK Run è l'invio praticamente. Allora abbiamo fatto questo pezzettino che si chiamava OK Run, che tra parentesi adesso vedo che è diventato cult questo brano, perché molti lo cercano. Lombardoni, o lo stesso della Baby Records, Freddy Najjar, che forse è stato veramente il primissimo a guardare al mercato europeo, non solo per la dance, ma anche in generale.
loro sono i responsabili, hanno il merito di aver lanciato all'estero. Io non penso di avere questo tipo di merito perché, ripeto, le cose mi sono capitate, cioè ho fatto dei brani che sono andati anche all'estero, ma non ho mai guardato all'estero, proprio per il mio tipo di attività. Lavoravo in Italia, per televisione, radio, cioè, quella è una cosa da seguire bene, e loro avevano il tempo e anche la capacità di farlo. Sì, era un po' la mia caratteristica, però, è di pubblicare anche un po' di tutto, perché in quel periodo là poi mi ero anche fatto un po' una ragione del tipo, a volte una cosa che non mi piaceva, poi dopo, una volta che circolava, insomma, qualcuno la suonava, qualche disc jockey la suonava e il disco usciva. Poi non dimentichiamoci che il disco di successo viene fuori quando meno te l'aspetti, perché non è che tu dici decido di fare un successo, assolutamente no. Per via di queste contraddizioni mi capitava di pubblicare veramente tanto. Sono arrivato a pubblicare 5-6 dischi al giorno, tutti i giorni. Cioè, avevo una struttura veramente importante, eravamo in grado di poter pubblicare anche 50-60 dischi al mese addirittura. E Severo mi mise in mano direttamente, ma non sto scherzando, l'assegno con i soldi che servivano per farlo. Cioè, lui arrivò lì, fa: sì, io ci credo, a me il pezzo piace e io lo faccio indipendentemente. Vuol dire che le produzioni avevano comunque un senso, anche quelle meno fortunate. Poi ci sono state quelle fortunate come Happy Children di P-Lion, che lì è stato un botto. Beh, diciamo che il personaggio P-Lion parte esattamente con Happy Children, perché è stata la mia prima pubblicazione, il mio primo disco in assoluto. Il produttore è David Zambelli, che aveva appena prodotto il primo disco degli Scotch, che si intitolava Penguin Invasion, che era un disco prettamente strumentale, non cantato. Dico sinceramente, nessuno, a cominciare da me, credeva che Happy Children potesse avere un successo di questo tipo. Tanto più che Lombardoni, Severo Lombardoni, che era l'allora distributore ufficiale a Dance dell'Italo Disco, inizialmente non lo voleva neppure distribuire. Di singoli ha venduto più di 3 milioni di copie, per cui chiaramente concentrate tra l'83 e l'86. Il mercato era molto vasto, non piaceva in una zona, piaceva in un'altra. Il botto più grosso ovviamente è stato Dolce Vita di Giombini e con testi di Mazzolini, che poi era Gazebo. Faceva anche Gazebo, oltre che il paroliere per Giombini, e fecero Dolce Vita e Lex Chopin. Questo pezzo della Chopin appunto è stata una cosa incredibile, cioè insperata tra l'altro, e poi da lì è andata da sola, io non so come abbia fatto, cioè, non eravamo cioè io non me ne rendevo conto, ogni tanto arriva una telefonata, siamo primi in Germania. Come possibile? Sempre per un meccanismo di non essere, di non considerarmi un showman da palco, di quelli che fanno, no, il capriolo, eccetera. Anche se poi devo dire che Chopin non è proprio identificabile al 100% con la dance, perché non è un brano tipicamente dance, anzi fondamentalmente è una ballata, insomma. Con Gazebo
si è creata una buona situazione, in quanto lui, devo lodarlo perché ricordo che lui abitava dall'altra parte della città a Roma, veniva con questi autobus facendosi credo 20 chilometri dalla zona di San Giovanni alla Cassia, dove abito tuttora, con Masterpiece, melodia che ho creato su misura sulla sua voce, con quel disco stampato con la copertina bianca e buttato nei negozi dei grossisti, questo gazebo è esploso. E poi il decisivo successo l'anno dopo con Alain Chopin. Non so se esista un paese nel mondo dove non sia andato numero uno. E poi arrivò ovviamente Roberto Zanetti con la sua In arte Savage, il suo successo Don't Cry Tonight, è stato un successo, è andato molto bene, sulla scia del quale ha saputo trascinarsi per altri due o tre anni il buon nome Savage, Don't Cry Tonight, Only You. Le prime canzoni che ascoltavo erano Gary Lowe, era il Masterpiece di Gazebo, e da lì, cercando di miscelare quello stile con il sound che mi piaceva, che veniva dall'Inghilterra, quindi erano i Depeche Mode, Yazoo, tutti i gruppi della New Wave degli inizi anni 80, così è nato un po' il mio sound. Ma la musica ha seguito un'evoluzione soprattutto in base alle novità che uscivano in continuazione a livello di strumenti, no? L'evoluzione degli strumenti è andata di pari passo, anzi ha generato un'evoluzione nel sound musicale. Infatti il Don't Cry Tonight era molto diverso da quello che funzionava in quel momento. Il beat generale era su 130, 125, 130 bpm. Don't Cry Tonight era 105, era molto più lento. E anche il buon Severo, quando ascoltò per la prima volta, disse: ma è strano, è particolare, però facciamolo. Quello che poi mi ha portato più avanti invece nel resto dell'Europa è stato Only You, cioè Follow Up, che era leggermente più veloce, e questo funzionò un po' dappertutto. Poi Only You soprattutto ha avuto una doppia vita, perché poi alla fine degli anni 80, nel 86, 85, 86, è scoppiato in tutti i paesi dell'est, dove è diventato un hit colossale. Per cui la BB Record investì milioni e milioni su di me. Io mi ricordo che i video fatti su denaro, i videoclip, andavamo sempre a Londra a farli, con la stessa regia e la stessa truppa di Duran Duran e Spandubale. Già all'epoca Freddie Nadja spendeva 250 milioni, 300 milioni per farmi un video. E quindi io ero diventato l'uovo di Colombo. Denaro vendeva una media di 1 milione di copie per ogni disco. I 45 giri vendevano circa 7-8 mila copie al giorno. Quando hanno capito che era una formula che funzionava, hanno pensato: perché non produrli noi questi dischi, visto che le case discografiche e le major erano troppo lente, ci mettevano troppo tempo a licenziare i pezzi, metterli sul mercato, facciamoli noi. Noi siamo in grado di stamparli in pochi giorni, per cui tu avevi veramente un'industria a 360 gradi, qui sotto facevano i prodotti, poi erano il master, e questi stampavano il vinile e lo distribuivano direttamente loro. Per l'Italo Dance è stata tutta una cosa estremamente nuova, quindi anche cercare di capire gli approcci, come muoversi, ecco, quello è stato veramente la cosa più che all'inizio ci ha bastonato un attimino tutti quanti, perché dovevamo anche noi capire cosa fare, cosa non fare, eravamo in mano a un sacco di gente, non capivamo a chi stavamo in mano, dove ci portavano, cosa facevamo, ti svegliavi nell'albergo e non sapevi neanche in quale cavolo di città ti ritrovavi e se eri a casa tua dove cavolo eri. Quello è stato veramente difficile da affrontare. Io penso che la caratteristica principale dell'Italo Dance è stata la melodia. Cioè, per la prima volta riuscire a suonare in discoteca delle canzoni che ti fanno ballare, ma nel contempo che hanno qualcosa, che ti trasmettono qualcosa, no? Quando poi a un certo punto è diventata un po' troppo di cassetta, dove cioè venivano fatti troppi dischi di scarso valore, era diventato un po' troppo un fenomeno commerciale, allora si è persa un po'
quello che c'era all'inizio, cioè la ricerca di queste melodie, di questi personaggi nuovi, questi... E quindi si è un po' affievolito il tutto e a un certo punto addirittura c'è stato il rifiuto della melodia quando fine anni 80 è iniziata la musica house, dove tutto era diventato un beat. C'è da dire anche un'altra cosa, che l'Italo Dance non era, cioè non eravamo tutti dei cantautori, tanti erano anche immagini, per cui c'erano molti personaggi che magari non cantavano neanche, la voce non era neanche la loro, per cui questo effettivamente ha dato un pochino poca credibilità a quello che poteva essere il fenomeno artistico in se stesso. Negli anni 80, purtroppo, di tutte quelle produzioni che sono uscite in numero enorme, penso che meno della metà della gente capisse qualcosa di musica e meno della metà cantasse davvero. Quindi ci siamo trovati davanti a dei fenomeni che a tutti gli effetti non esistevano. L'Italo Disco è la musica di questa trasformazione. Perché è totalmente artificiosa, abbandona completamente ogni riferimento alle matrici soul, è quasi sempre cantata da mutogli, modelli che non cantavano, anticipa tutte le evoluzioni degli anni 90, inventa questa specie di calembour linguistico che sono dei nomi fintamente inglesi che suonano però buffi in italiano e soprattutto inventa attraverso quel genio assoluto che è il re dell'Italo Disco Reale, cioè quella che vende in tutta Europa, Freddy Nadjar della Baby Records, attraverso Freddy inventa la compilation che si vende con la pubblicità televisiva, con il cinesino, per chi se lo ricorda, il cinesino della Baby. Chiaramente adesso c'è sì una rivalutazione, ma di quelli che suonavano, di quelli che cantavano davvero, di quelli che sono in grado di tenere ancora oggi uno spettacolo in piedi, perché allora eri sulla cresta dell'onda e tutto andava bene. Anche uno spettacolo di mezz'ora in playback. Adesso, soprattutto all'estero, se vai in giro, se canti, canti, se no torni a casa. Certo che ci siamo ritrovati stampati in mezzo mondo, cioè a me dagli Stati Uniti all'Argentina, dalla Norvegia alla Turchia, è stata una cosa notevole, un passo gigantesco per l'Italo Dance, proprio per gli italiani. A me non piaceva però ripetere i dischi, non mi piace fare le fotocopie di quello del disco precedente, all'epoca lo facevano, quindi uscivo un pezzo senza fare nomi, che non è molto carino, e poi facevano la fotocopia del disco e gli cambiavano il testo, il titolo, due note e lo rimettevano sul mercato. A me queste cose non sono mai piaciute. Preferisco sbagliare dall'inizio alla fine, cioè cileccare proprio completamente, ma fare una cosa diversa.
Gli anni 80 era un periodo dove la gente poteva realizzare i propri sogni e crederci e riuscirci. La gente era soddisfatta della situazione economica, per cui stava bene, aveva voglia di divertirsi. Poi sai, i dischi adesso non si vendono più perché non ci sono più i fan. Senza fan non puoi vendere i dischi. Però per creare un idolo ci vogliono milioni di euro che adesso nessuna casa discografica può investire. Non ci saranno mai più i Simon Le Bon, i Tony Adri, nel nostro piccolo non ci saranno più gli Scialpi, i Sandy Martin, perché bisogna investire dei soldi e oggi non si vendono dischi perché un fan non ha nessun motivo per comprare un disco di nessuno, perché sono progetti fine a se stessi. A noi ci seguivano negli anni, per cui bisogna creare per vendere, investire per vendere. Freddie Nagel diceva sempre, per guadagnare bisogna spendere, e ancora una volta aveva ragione. Ad un tratto nell'88 finisce la magia degli anni 80 perché incomincia ad arrivare un nuovo stile di musica. Arrivarono i Milli Vanilli, arrivarono altri personaggi, Bros, eccetera, eccetera, per cui gli anni 80 divennero vecchi in un lampo e noi fummo costretti a diventare dei veri precari. C'è una cosa curiosa, gli italiani non sanno, gli italiani non conoscono l'Italo Disco e la odiano. Se tu proponi di suonare l'Italo Disco qui ti linciano come minimo. Nel nord Europa l'Italo Disco è conosciuta perché negli anni, i primi anni 80, c'erano dei barconi che trasmettevano dalla Manica, il cui repertorio era per lo più Italo Disco. E questa è la ragione per cui milioni di persone nel nord Europa ascoltavano in quel periodo l'Italo Disco e poi dopo l'hanno riproposta ai loro figli, ai loro nipoti, e quindi ancora lì ci sono degli estimatori di questo genere di musica. La cosa che mi piaceva, che era molto bella degli anni 80, era in realtà questa creatività che c'erano, questi fermenti. La gente poteva veramente scrivere di tutto e ascoltare davvero di tutto. Tutto sommato in quegli anni nacquero i Diaframma, i Neon, i Crisma, commercialmente parlando, perché poi i Crisma erano nati qualche anno prima in realtà. Quindi si poteva fare e ascoltare davvero di tutto. Il ricambio generazionale ci ha un po' penalizzato, ma io trovo che però ci ha penalizzato soprattutto in Italia, mentre all'estero no, stranamente questa cosa qua. All'estero quando un artista piace, poi funziona, comunque continua ad andare avanti, no? In Italia invece c'è questa cosa qua, a parte che non si capisce perché l'Italo Dance in Italia è sempre stata piuttosto messa in disparte, non se ne è mai parlato. Credo che il fenomeno all'estero sia diverso, sia stato vissuto e sentito veramente in una maniera differente rispetto a quello che è successo in Italia. Dopodiché, disgraziatamente, dopo questo acuto di tutta la dance italiana, perché erano il periodo di AC1 con Sing a Song, di Kim Lucas, di Bumblebee, di Lady Violet, di Neja, è morto tutto. Abbiamo cercato di fare altre produzioni, ma i risultati sono stati non tanto buoni. In quel periodo è chiaro che era considerata, almeno mi ricordo anche un articolo su di me, su un noto settimanale, ecco, produce musica usa e getta, no? Era considerata musica usa e getta. Devo dire che con il senno di poi, a distanza di anni, questa musica non è stata gettata proprio per niente, no? Io do un giudizio positivo, per forza, era un periodo direi magico. Io ricordo ogni discoteca sembrava una festa, era un'atmosfera, un'allegria.
si ballavano i lenti. E questa musica calza perfettamente, no? Con quella, l'atmosfera di quei tempi, dove era tutto un po' più colorato, tutto più, un pochino più tranquillo. E quindi anche un artista magari si sentiva libero di creare qualcosa di nuovo, qualcosa di positivo, qualcosa di bello, non soltanto a livello commerciale, proprio anche così a livello di sensazioni. Ricordo quel periodo in un senso molto, molto, molto aperto, molto romantico, un po' credo, quasi romantico. Diciamo che dopo 25 anni anche le cose più trash diventano cool, non si sa come mai, però la nostalgia provoca queste reazioni negli esseri umani. Di conseguenza io ho seguito l'evoluzione di questa, della storia di questo genere musicale. Siamo passati dalla grande euforia, quindi i grandi successi, alla completa indifferenza nei confronti di questo genere. In Italia proprio se ne dicevano di ogni, sull'intero disco, a un certo punto il rifiuto totale di quell'epoca, così pure all'estero. E poi di nuovo grande riscoperta dell'italo disco, soprattutto da parte delle nuove generazioni di DJ, che si riempiono un po' la bocca nel citare tutto ciò che è vecchio, perché oggi come oggi di dischi veramente belli in ambito dance ce ne sono pochi. Secondo me adesso si rifanno molto agli anni 80, perché purtroppo manca la fantasia.